Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella notifica per rimanere sempre aggiornati e mettete mi piace se il video vi garba ovviamente. Certo però è troppo facile con i patti da hockey, eh? Noi dobbiamo provare a vedere i tuoi video con i patti normali, con i patti a noleggio, sei un po' ingiusta questa cosa qua, eh? È normale che ti riesca a fare da hockey con i patti da hockey, eh? Però noi non ce li abbiamo questi patti qua. Scusa lei, non penserete mica che mi metta patti blu, vero? Sono veramente una cosa... No, proprio no, non li metterò mai. Mai. Va bene, metto per te. Ebbene sì ragazzi, messi fatti i miei piedi, vabbè le sensazioni ve le dico alla fine perché avevo un bel momento. Beh, io direi di fare un po' di trick, di fare pattinata, vediamo un po' come siamo un po'. Passo del 3. Passo del 3, multiplo. Basta anche 1. Salto avanti, alzando le gambe. Ma chi è? Incrocio. No gunshots, but they getting low, low, low. Ok ragazzi, vi dico la mia impressione su questi patti.
Allora, c'è, come immaginavo, una bolla qui che mi forza un po' a stare in questa posizione, però fa un po' male, ma ci si può fare naturalmente. Allora, sono anche divertenti perché non sono affilati per niente e hanno molto bilanciamento indietro, quindi se faccio un carino cado sicuramente giù. Prova. Perché pensavo fossero molto più bilanciati indietro. Molle. Scherzavo, eh. Ok, dai, andiamo al sodo però. Comprate i patini vostri, non perché non siano divertenti, anzi è una rama molto lunga e molto stabile, quindi è stabilissimo il pattino, è difficile cadere indietro o in avanti. Infatti si possono fare dei trick molto particolari anche perché non sono affilati, tipo una frenata incrociata così, per esempio. Ora mi sto un po' inventando sul momento sentendo il pattino, però avendo una rama così liscia, frenate e scivolate sono veramente divertenti. Però ragazzi, sono duri, scomodi, c'è della roba dentro e me li vuoi levare, perché ne parliamo dopo, e mi sono levate perché non ci sono veramente comodi. Ciao ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Ovviamente questo video era provocatorio e scherzoso, ovviamente, perché non è che se voi andate a pattinare 3 volte l'anno dovete comprare un paio di pattini da hockey o da freestyle o le lame. Però le lame da freestyle da mezzo di pattini da rollerball potrebbe essere una valida opzione. Ma a parte gli scherzi, questi pattini, ovviamente, se avete 2 lire o avete voglia di pattini sul ghiaccio più di 2 volte, comprate un po' di pattini così, che sono vostri, non ci sudate dentro e non è meglio, perché l'imbottitura fa veramente schifo. Per il resto la lama è anche divertente, si possono fare anche i trick vari, che su questi sono un po' più complessi, perché questo pattino qui è più difficile rispetto a questo pattino. Quindi ecco, guardate questo, quindi non vi demoralizzate perché con questi pattini vi sembra strano, questo pattino è più facile rispetto a un pattino d'hockey. Però sicuramente avere un vostro pattino poi è tutto più comodo, avete molta più indipendenza, oltre ad avere gli sconti sulle piste a ghiaccio. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi e attivate la campanellina per rimanere aggiornati sui miei video. Beh, spero che questo video un po' scherzoso, per non dire una parolaccia, sia comunque stato utile a persone che pensano che per pattinare bene servono dei pattini buoni. Ecco ragazzi, io vi saluto, al prossimo video, ciao!